Eugenio Corini, se ritorna a casa, quali sono le sensazioni di ritrovare così tante persone? Bellissimo, perché sono tutte facce conosciute e questo vuol dire che quello che si era costruito e le persone che hanno contribuito a far diventare il grande il Chievo ce ne sono ancora molte e dunque insieme, come dicevo prima, dobbiamo ritrovare lo spirito che ha portato il Chievo dalla vecchia C2 alla Serie A e ha fatto sì che il Chievo mantenesse questa categoria arrivando anche in Europa per tantissimi anni. Dunque questo spirito è lì e bisogna solo andare a risvegliarlo e insieme alla società e al mio staff faremo il possibile per far sì che questo accada e che il Chievo si salvi anche quest'anno. Uno staff e alcuni giocatori con cui hai collaborato a strettissimo contatto in campo addirittura, ti aiuterà tantissimo questo? Ma io penso che un allenatore debba appoggiarsi su uno staff che abbia grandi competenze e io penso di averlo individuato anche grazie all'appoggio della società e di conseguenza penso che insieme possiamo fare un buon lavoro. Ritorni al Chievo, rivedi tante facce, però quali sono le tue aspettative per questa stagione, partita sicuramente non con il piede giusto per il Chievo? Mi rendo conto che da questo momento ho una grande responsabilità, ma penso di avere capacità e passione per portare a termine un compito sicuramente difficile, ma che mi sento in grado di fare e di conseguenza sono qua a lottare, come dicevo prima, per far sì che il Chievo ritorni ad essere quello che è sempre stato e l'anno prossimo ci possiamo rivedere in Serie A. Ritrovi una squadra, ritrovi una città, ritrovi anche dei tifosi che erano qui presenti anche alla conferenza stampa, cosa vuoi dire a loro? A loro la cosa più bella me l'hanno regalata un paio d'anni fa quando alla festa dei club dove ci sono più di 1000 persone mi hanno invitato e sono salito sul palco, mi hanno regalato un applauso che mi ha fatto venire i brividi e quello vale più di 1000 testimonianze, vuol dire che poi a volte nel calcio quando si è dei professionisti le strade si possono separare perché purtroppo anche se uno vuole o per un motivo o per un altro magari deve cambiare strada, però quello che è stato fatto, quello che è stato costruito, quello che è stato il mio modo di essere, di giocare è stato ricordato e questo mi fa piacere, probabilmente ha costruito anche questa grande possibilità che mi è stata data oggi dal Presidente. Qualche tempo fa ha detto un giorno Corini sarà allenatore del Chievo, quel giorno è arrivato? Sì, è arrivato, speriamo che vada tutto bene, no, cioè, sono convinto che sia la scelta giusta per il Chievo e per la società, quindi avanti con Eugenio in tutto.